E adesso apriamo una finestra di sport, anche se non è quello giocato, perché cresce l'attesa per il derbissimo di domenica allo Stadio Mancini, dove l'Alma Juventus Fano incontrerà i cugini della Vis Pesaro. In attesa di gustarci tutto il menù domenicale con la grande partita di calcio, questa sera giocatori e tifosi si incontreranno per un aperitivo che è in corso in una nota pasticceria, bar pasticceria di Fano, dove c'è per noi Sergio Catalani. Apericena Granata, siamo qui al bar Passeria Guerrino in via Togliatti a Fano in vista, in prossimità del derbissimo di domenica prossima. Siamo con il DS del Fano Roberto Canestrari, un bellissimo evento che la società appunto ha promosso in vista di questa gara, tutta da vincere nell'ambito di questo campionato veramente strepitoso che la squadra dell'Alma sta conducendo veramente in una maniera impeccabile. Roberto, tutto molto bello. Sì, direi tutto molto bello, ci è stato chiesto questo e quando si può fare questo incontro squadra tifosi la società, come sai, è sempre disponibile, no? A questo tipo di cosa. Oltretutto a maggior ragione in questa settimana anche estremamente particolare, anche per stemperare un pochino di tensione, perché questa è una partita oltretutto particolare, estremamente particolare, affascinante, perciò e te l'ho detto e ripeto, quando c'è la possibilità di incontrarsi con i nostri tifosi, la squadra tifosi e società, diamo sempre la massima disponibilità. C'è Andrea Sivilla che abbiamo visto insomma quanto ci tieni veramente a chiudere bene questo campionato. Sì, partiamo dal presupposto che far gol fa sempre piacere, quindi ogni attaccante scende sempre in campo per fare il massimo e soprattutto anche per far gol, però ripeto, le cose migliori sono arrivate a livello di squadra e soprattutto quello che ci hanno portato avanti sono stati i risultati e non le individualità. Quindi ripeto, far gol non posso nasconderlo, ovviamente mi farà il doppio piacere magari domenica perché so che rivalità calcistica c'è fra le due città e quindi sarebbe un ennesimo regalo ai nostri tifosi. Comunque faremo il massimo e cercheremo di regalargli un'ultima soddisfazione. Un'ennesima soddisfazione che meritano e soprattutto noi meritiamo. Grazie Andrea, una battuta al volo con Lollo Fatica. Sì, ormai la Maceratese noi non la possiamo dire, sì la guardiamo, ma se questi non perdono mai c'è poco da fare. Noi guardiamo noi stessi, sì, anche domenica scorsa abbiamo fatto bene alla fine, soprattutto chi è entrato ha dato la svolta come nel caso di Matteo Sartori e quindi niente, dai, noi guardiamo la nostra partita e vediamo dopo quello che... Chissà che non sia domenica chi entrerà, ovvero tu magari che potete dare anche il suggello finale. Quanto daresti per fare un gol sotto la curva e batter la vista? Darei tanto, poi se segno il padre di mia morosa mi dà anche, ha detto che mi dà 150 euro, quindi devo segnare a tutti i costi, devo segnare. Bene, grazie Sergio Catalani per questo collegamento. Il telegiornale finisce qui. Grazie per averci seguito. Arrivederci.